Anche io mi sento molto più motivata, molto più ispirata. Sta cambiando qualcosa, lo sento nell'aria, nella mia energia. E anche se questo weekend c'è stata la pioggia, io mi sono sentita molto attiva, no? Di fare pulizia di casa in profondità. Ho approfittato di questo tempaccio, no? Per farlo. E ho lucidato tutto, come vedete, non so. Ho lucidato e ho pulito ogni oggetto, no? Che magari avevo un po' ignorato durante l'inverno. Così questa è una cosa bella che succede nella primavera, no? Questa voglia di far pulizie, di cambiare, di eliminare vestiti vecchi o cose che non ci servono più. E lo so che lo facciamo tutti ogni anno, ma è un modo da celebrare anche questo. E così questo desiderio si amplifica anche al corpo. Iniziare a creare più, a eliminare ciò che non ci serve più dall'inverno anche nel corpo, creare pulizia e leggerezza. Piano piano, no? E la pratica di oggi sarà dedicata a entrare nei piccoli angoletti, proprio come la casa, no? Quei angoletti che magari ci siamo scordati un po' di avere, a muovere il corpo un po' più, con più ascolto, ma sempre più in profondità. E poi così possiamo anche poi passare a fare un po' di pulizia anche alle emozioni, anche ai pensieri, che anche quelle portano abbastanza pesantezza e tossine. Così abbiamo visto, no, che in primavera c'è questa apparente accelerazione dell'energia, no? C'è più luce, c'è più colore, c'è più vita e sembra tutto all'improvviso, ma in effetti nella natura le cose si iniziano a muovere lentamente, molto prima dell'arrivo della primavera, no? E non ce ne accorgiamo perché accade tutto sotto la terra, sotto i nostri piedi, ma è tutto molto lento e in equilibrio. E così noi vogliamo muoverci anche noi in questo modo, mantenendo così da mantenere l'equilibrio del nostro povero fegato, così che può portare avanti la sua funzione principale, che è di disintossicare il nostro corpo. Bene, così le azioni principali di oggi saranno proprio di entrare in ascolto e di entrare in più in profondità, magari ripetendo anche tante delle posizioni che abbiamo già fatto, ma ascoltandole con più attenzione, no? E proprio sentire che punto è che ha bisogno di attenzione. Così sedetevi comode, facciamo i nostri soliti minuti di centramento ora. Magari ruotate un po' le spalle e dondolate la testa delicatamente, giusto per iniziare a sentire cosa c'è bisogno di attenzione, dove c'è bisogno. E poi appoggiate le mani sulle cosce, premetele giù verso il basso e allo stesso momento allungate la spina dorsale verso l'alto. Sciogliete le mani, sciogliete le spalle e chiudete pure gli occhi. Connettetevi al vostro respiro attraverso l'inalazione e attraverso la bocca espirate. Ancora una volta, inspirate dal naso. Ed espirando dalla bocca, iniziate questo processo naturale di purificazione. Inspirando profondamente, l'aria fresca entra dentro il vostro corpo ed espirando, immaginate proprio di eliminare ciò che non serve più attraverso l'espirazione. È un po' come quando apriamo le finestre per far entrare l'aria fresca e pura dentro le nostre case.
Espirate lasciando andare qualsiasi cosa che vi appesantisce. E inspirando, lasciate entrare il nuovo, il fresco e il pulito. E formulate un'intenzione per voi, per questa pratica. Cosa vi piacerebbe lasciare andare, eliminare in questo momento? Forse un'abitudine, forse una credenza, forse un oggetto o degli oggetti, forse un modo di reagire, di essere, o anche delle relazioni che non sono forse tossiche anche loro. Così formulate per voi ciò che è importante. Unite le mani davanti al cuore, inspirate. Cantiamo insieme. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase Un piccolo inchino, aprite gli occhi. Così iniziamo questa pulizia di primavera. Iniziamo nel tavolo in eco. Anzi, scusate, iniziamo in ginocchio. Per chi fa male stare in ginocchio basso, vi ricordo, potete stare su in ginocchio alto. Bene, e prendete qualche respiro qui, ricordando che l'aria è l'elemento ideale per creare pulizia. Poi portate il mento verso il basso, e piano piano inchinate la testa verso destra. E già iniziate a notare dove il vostro corpo ha bisogno di attenzione. E andate lentamente in profondità. Allungate la mano, il braccio sinistro in fuori, allungando anche attraverso le dita. E se già questo è sufficiente, restate così. Sì. Se lo sentite opportuno, appoggiate la mano sull'orecchio, la mano destra, e dolcemente tirate, molto delicatamente, tirate l'orecchio in fuori. Giusto per sentire un po' più in profondità, un po' più sensazioni. Se già avete abbastanza sensazioni, restate, tornate indietro. Iniziamo il nostro lento e profondo processo di purificazione, di pulizia del corpo. Poi sciogliete la mano, lentamente testa al centro e giù il mento verso il basso. Inspirate ed espirando inchinate la testa verso l'altro lato e magari già sentite la differenza. Potete rimanere così. O se ve la sentite, allungate il braccio destro in fuori, estendendo attraverso le dita. E se volete, mano sinistra sull'orecchio. Se è troppo intenso, tornate indietro. Ricordate, le qualità di oggi nella pratica sono entrare in ascolto per sentire in più in profondità. E lo si fa lentamente, gradualmente. Respirate e sentite.
piano piano sciogliete, tornate al centro, giù il mento verso il basso, allungate bene i lati del collo e poi tornate su. Su un ginocchio, gomiti in avanti, chiudete le vostre ante e ispirando aprite la vostra finestra. Espirando chiudete ed espirando aprite. Ancora tre volte così, chiudete e dolcemente aprite. Iniziando a sentire piccoli angoli nelle spalle, nelle ascelle, forse anche nei polsi. Dipende da voi dove avete bisogno di pulire. Aprite le mani e giù le braccia. Posizione del tavolinetto. Anzi, sì. E facciamo quattro saluti al sole in ginocchio. Così venite su in ginocchio alto e lentamente alzate le braccia. Ricordate di non esplodere di energia, ma di farlo con molta consapevolezza. Inspirate su lentamente le braccia verso l'alto, espirando giù le braccia e vi sedete, braccia in avanti. Inspirate tavolinetto e restate qui nel tavolinetto. Posizione della mucca e posizione del gatto. Inspirando inarcando la schiena ed espirando arrotondando. Ricordate la lezione della settimana scorsa, massaggiate i vostri organi, soprattutto il fegato. E tornate alla posizione neutrale, poi bambino. Inspirate in ginocchio e lentamente sulle braccia verso il sole e mani al cuore. E scegliete. Inspirate lentamente sulle braccia e sentite come create sempre più spazio negli angoli dei fianchi. E giù le braccia, bambino. Inspirate tavolinetto, restiamo così. E come la settimana scorsa, premete il fianco destro in fuori e premete il fianco del torace a sinistra. Di nuovo massaggiando un po' più in profondità il vostro fegato e la vostra milza. Sentitelo come un massaggio di purificazione oggi. Quando create spazio nel corpo, le tossine possono muoversi e essere espulse più facilmente. Tornate al centro, posizione del bambino, allungate le braccia in avanti, inspirate, venite su, sulle braccia verso l'alto e mani al cuore. Inspirate sulle braccia lentamente, espirate posizione del bambino, inspirate tavolinetto e questa volta cane a testa bassa. E anche qui lentamente pedalate, iniziando a sentire piccoli angoletti che hanno bisogno di attenzione, di essere lucidati nei piedi, nelle dita dei piedi, nelle caviglie, nelle ginocchia e nelle anche forse. Poi giù le ginocchia a terra, posizione del bambino. Inspirate, venite su in ginocchio portando le braccia su verso l'alto e mani al cuore e sciogliete. E l'ultimo saluto al sole sulle ginocchia, inspirate su e espirate in posizione del bambino. Inspirate tavolinetto e di nuovo cane a testa bassa. Ginocchia morbide, pancia tonica, stringete le braccia, inspirate panca alta e di nuovo cane a testa bassa.
Ancora tre volte, inspirate, panca alta e cane a testa bassa. Muovetevi lentamente, in ascolto, sentendo dove arrivate in profondità con le posizioni. Di nuovo ginocchia a terra, inspirate, inarcate la schiena ed espirando bambino. Sulle braccia lentamente verso l'alto e mani al cuore. Chiudete gli occhi e ascoltate. Se dovreste già sentire l'energia che si muove un po' più fluidamente, portando via, muovendo e portando via tossine dal corpo. Sciogliete le mani e appoggiatele a terra. E facciamo un largo cane e gatto. Scusate, mucca e gatto. Così un passo in avanti con le mani. Inspirate, pugno in avanti, ma non totalmente, solo a metà. Ed espirando anche indietro, quasi nel bambino, ma non completamente. Inspirando anche in avanti, questa volta inarcate la schiena. Ed espirando anche indietro, come nel gatto, arcando l'altra schiena. Inspirate in avanti e scusate, indietro arrotondando la schiena. Così immaginate di essere una mucca un po' più larga e un gatto un po' più lungo. Ancora una volta in avanti, senza arrivare in profondità ancora, ed espirando indietro. E ogni volta gradualmente vi spostate un po' più verso la posizione più profonda, con molta attenzione e ascolto. E tornate al centro. Unite sul ginocchio, so che i polsi dopo un po' fanno male, così ruotateli. Anche questi sono angoletti del nostro corpo che hanno bisogno di attenzione, di essere purificati e lubrificati un po', e nell'altro senso. Bene. Così riappoggiate le mani a terra, il piede sinistro fuori dal materassino, e allungate la gamba destra, così mano, ginocchio e piede tutti in linea col bordo del materassino. Bene, se avete male alla spalla c'è sempre l'opzione di venire su così, sul braccio sinistro e poi destro lo portate oltre la testa, Parigasana. E semplicemente sollevate il petto verso l'alto e arrotondate la schiena verso il basso. Inspirate, petto verso l'alto e petto verso il basso. Sentite dov'è il punto che vi richiama, dov'è quel punto, quell'angoletto che ha bisogno di lubrificarsi, di essere lucidato dal processo di pulizia. E poi giù la mano a terra. Il piede sinistro lo portate dall'altra parte fuori del materassino e il piede destro in avanti verso fuori del materassino e il piede sinistro dietro di voi. Bene, così alzate il braccio destro verso l'alto e poi infilate sotto la spalla sinistra. Inspirate sul braccio. E di nuovo giù verso il basso, oltre l'ascella. E anche qui notate quali sono i luoghi del vostro corpo che chiamano la vostra attenzione. Potrebbe essere all'interno della coscia, o sulle scapole, o sul braccio, sul collo. C'è tanto, tanto lavoro che sta succedendo. E poi infilate il braccio, appoggiate l'orecchia a sinistra, destra a terra.
e respirate dentro quei piccoli angoletti, ignorati, scordati. Piano piano tornate su e ginocchio a terra. Facciamo l'altro lato. Piede destro fuori dal materassino, allungate la gamba sinistra, mano, piede e ginocchio in linea e il braccio sinistro verso l'alto. Se avete male alle spalle potete venire su e farlo in questo modo. E portate il braccio sinistro oltre la testa. Sentite quegli angoletti dolorosi che hanno bisogno di attenzione e massaggiateli col vostro respiro. Inspirate, ruotate il busto verso l'alto ed espirando giù verso il basso. È un semplice sollevamento del petto e poi guardando giù scendete col petto. Piccoli movimenti ma profondi, restando sempre in ascolto, senza esagerare, ma entrando in profondità, usando quei piccoli muscoli che magari non abbiamo sempre notato del nostro corpo. Poi giù la mano, così la gamba sinistra la portate dall'altro lato del materassino e piede destro dietro al ginocchio. Così adesso il ginocchio destro e il piede sinistro sono in una linea dritta. Sollevate il braccio sinistro verso l'alto e lo infilate sotto la spalla destra. Inspirate su ed espirando infilate sotto la spalla. Continuate così ascoltando. Stringete un po' le gambe e dovreste sentire quei piccoli angoletti che si risvegliano. Allungate il braccio sotto, appoggiate l'orecchia sinistra a terra questa volta. E usate il respiro per arrivare più in profondità, per fare pulizia. Pulizia di primavera dentro il vostro corpo anche. Semplicemente col respiro e con i movimenti. Poi venite su e ginocchia a terra. Allargate le ginocchia, posizione del bambino, giù la fronte a terra e sentite lo spazio nelle anche, magari dondolandole da un lato all'altro. Magari sentite anche gli angoletti, i muscoletti della schiena che vengono lubrificati. Tornate piano piano al centro e poi su il ginocchio, di nuovo avvicinando le ginocchia e faremo la posizione del cucciolo, del cane cucciolo, così. Le anche restano sopra le ginocchia, fate un bel passo in avanti con le mani e poi giù il petto verso terra. Se avete male alle braccia, alle spalle, giù i gomiti e lo fate con le braccia piegate. Se no, chi non ha male, braccia distese, ricordatele anche sopra le ginocchia e poi giù la fronte e giù il petto. Nel puppy dog, il cucciolo. Il cane un po' più piccolo, ma estremamente profondo. Io lo sento nelle ascelle, tra le scapole, permette l'addome verso la schiena e le anche indietro, le cosce indietro. Quindi anche qui potete dondolare un po' a destra e a sinistra, cercando quei punti profondi dove dovete arrivare a purificare. Bene, poi piano piano un gomito a terra, poi l'altro e venite su. Appoggiate tutti i gomiti in avanti e scivolate giù sulla pancia, sulle cosce, nella posizione della sfinge. E facciamo
Danzare la nostra spinge. Premete i piedi, stringete le gambe, ruotate il busto verso destra e dolcemente ruotate il busto verso sinistra. Anche qua cercando i punti sensibili, magari un po' dolorosi, senza esagerare, ma notando dove il nostro corpo ha bisogno di lavoro. Stringete le gambe, prendete i piedi a terra, addome verso la schiena sempre, e poi il busto bello libero e sciolto. Tornate al centro, sul sedere slittate un ginocchio in avanti e poi l'altro e tornate sul ginocchio. Così come ho detto, andiamo a cercare anche i piccoli angoli nelle mani, tra le dita, tavolinetto, ma appoggiate la mano sinistra, ma con la mano destra facciamo un dito alla volta, così la mano che punta un po' in fuori, mignolo giù, poi allargate lo spazio per appoggiare il medio, poi allargate lo spazio anulare medio, poi allargate indice e poi pollice e poi giù il polso. Sentite come cambia la sensazione sotto la mano. Premete i polpastrelli, premete la base delle dita e tutto il perimetro della mano a terra. E poi facciamo anche l'altra mano. Sollevate il polso appoggiando solo il mignolo, allargate lo spazio tra l'anulare, allargate lo spazio tra il medio, indice e pollice. E poi giù il polso a terra, premendo i polpastrelli, la base delle dita e la base e il perimetro del polso. E dondolate il busto a destra e a sinistra, sentendo l'effetto nelle mani, tra ogni dito, sulla superficie del palmo. Tornate al centro, un ginocchio basso o alto e aprite le braccia nel cactus. Inspirate ed espirando chiudete. Inspirate, aprite la vostra finestra ed espirando la chiudete. Ancora una volta aprite e chiudete e sciogliete le mani. Ora facciamo un po' più un lavoro il polso e l'avambraccio. Così tornate nel tavolinetto, girate la mano destra indietro e poi la mano sinistra. Per alcuni di voi sarà molto o troppo intenso, fate una via di mezzo, metà. Chi riesce con le dita che guardano i piedi, puntate le dita dei piedi e molto gradualmente vi inchinate verso i talloni. Inspirate, venite in avanti e piano piano indietro, lentamente. Ricordate, non vogliamo esagerare, non vogliamo che l'energia si esploda, ma vogliamo muoverla in profondità con molta calma e creare pulizia e spazio per cose nuove. Provate a stare indietro per qualche respiro. Se è troppo intenso, ovviamente andate in avanti. Spingete i gomiti in avanti, le spalle indietro, le anche indietro. E poi per uscire dalla posizione lentamente in avanti, girando prima una mano e poi l'altra. Tornate sui talloni. Magari scuotete lentamente le mani, sentite come è cambiata la sensazione delle mani. Sono come delle mani nuove, no? Non sono più le nostre. E ora facciamo la stessa cosa con i nostri piedi. Mani in avanti, tavolinetto,
puntatevi per i piedi e piano piano venite indietro sedendovi sui talloni. Mani in avanti, accavallate le piante dei piedi, ma incrociando le piante dei piedi, non le caviglie, i piedi, e poi indietro, mani accanto alle tibie e sulle ginocchia. Giù le ginocchia, mani in avanti, cambiate in croce dei piedi, giù, mani indietro sulle ginocchia, e giù, mani in avanti, puntate le piedi separati, e di nuovo vi sedete sui talloni. Mani avanti, accavallate i piedi, giù, sulle ginocchia, giù le ginocchia, cambiate incrocio, e giù i piedi sulle ginocchia, e giù, e in avanti. Così, so che è molto doloroso, giù i piedi, vi sedete sui talloni, so che può fare male, perché mi fa male anche a me, ma diciamo che se lo teniamo in controllo è un dolore che fa bene ai nostri piedi. Avendo avuto i piedi dentro scarpe o stivali, no, tutto l'inverno, sono un po' atrofizzati, un po' rigidi. È così che possiamo rimetterli nei sandali delle scarpe estive. Di nuovo le mani in avanti, avvicinate le dita dei piedi. Sollevate le ginocchia, allargando le ginocchia. Così i piedi sono uniti, i talloni uniti, ma le ginocchia separate. E camminando le mani avanti, giù col petto di nuovo. E anche qui notate in profondità dove arriva il respiro. Immaginandolo come un'aria fresca che pulisce, disinfetta e fa spazio. Poi da qui avvicinate le ginocchia, appoggiate le ginocchia a terra, passo in avanti con le mani e un cane a testa bassa. Le ginocchia sempre un po' morbide, spingete il peso del corpo indietro per alleggerire le braccia, le mani. Dai respiri profondi, di nuovo sentite lo spazio intorno al fegato, sempre importante per aiutarlo a svolgere il suo ruolo di disintossicazione. Camminate i piedi verso le mani, ginocchia morbide, inspirate mani sulle tibie, Ardha Uttanasana, ed espirando piegate tanto le ginocchia, Uttanasana. Ancora due volte, inspirate Ardha ed espirando Uttanasana. Ancora uno, su, ed espirando giù. Restiamo giù per qualche respiro, piegate pure le ginocchia e dondolate il corpo a destra e a sinistra, se volete mani a terra. E anche qui andate a cercare piccoli angoli hanno bisogno di lubrificazione, di essere lucidati, i piccoli muscoli profondi del corpo. Poi mani e fianchi, stringete le gambe e venite su. Bene, così queste pratiche lente per la primavera sono ideali per mantenere l'energia cioè pronta per poi usarla quando abbiamo bisogno, invece di liberarla tutta in una volta e poi sentirci scarichi. Inizio del tappetino, premete i piedi a terra, stringete le gambe, inspirate Urdhva Hastasana lentamente, espirate Uttanasana, venite giù, inspirate, venite su a metà, e di nuovo giù verso il basso, mani a terra, gamba destra indietro in affondo e gamba sinistra indietro, cane a testa bassa. Ora sollevate la gamba destra lentamente verso l'alto, sentite quegli angolini delle anche, dietro le ginocchia, nei polpacci,
e poi piegando il ginocchio in aria lo slittate in avanti tra le due mani. Posizione del piccione semplice, così il ginocchio è appoggiato tra le due mani. Se questa posizione fa troppo male, sollevate la coscia posteriore forse. Se fa ancora male, mettete qualcosa sotto il ginocchio. E restiamo qui nel piccione semplice, stringendo le gambe, allungando i lati del busto, aprendo le spalle, cercando quei piccoli angoletti sempre più in profondità, sempre più sottili, che hanno bisogno di essere sciolti, ammorbiditi e anche purificati. Poi chi vuole andare un po' più avanti piega la gamba destra, mano destra a terra, e se volete provare prendete il piede sinistro con la mano sinistra. Se questo è troppo intenso tornate indietro, mi raccomando. Prendo bene il piede contro la mano. E anche qui sentirete i piccoli angoli che hanno bisogno della vostra attenzione. Sciogliete la gamba, mani a terra, sulla gamba piegata verso l'alto e giù il piede. Gamba sinistra lentamente su, bella dritta, che guarda verso, il piede guarda verso il basso. E poi piegando il ginocchio, slittate il ginocchio a terra tra le mani. Piccione semplice. Stringete le gambe, pancia attiva, sul petto. Mano sinistra a terra, piegate la gamba destra e chi se la sente afferra il piede. Se la posizione non è giusta per voi, sempre possibilità di andare indietro. Prendendo il piede contro la mano, allungando i lati del busto, premendo il petto in avanti. Più stiamo nella posizione, più si va in profondità, notate? Ogni respiro arriva più al bersaglio. Sciogliete la gamba, mani a terra, sulla gamba piegata verso l'alto e giù. Questa volta camminate le mani indietro, separate i piedi quanto il materassino e sedetevi tra le cosce, in balasana. Mani unite davanti al petto, se le ginocchia fanno male, tornate un po' più su, gomiti sulle ginocchia, se no malasana, premendo le ginocchia contro i gomiti e i gomiti contro le ginocchia, sentendo nell'inguine, nelle cosce, il respiro che apre e purifica. Camminate le mani a terra, camminatele in avanti, tornate nel cane, inspirate panca alta, o ginocchio a terra o chaturanga, piccolo cobra, prendete i piedi, stringete le gambe, addome attivo, spalle in avanti e poi su, e respirando cane a testa bassa. Tre respiri qui, ricordandogli l'obiettivo di questa pratica, di purificare, di arrivare in profondità e di essere sempre in ascolto per eliminare ciò che non serve più dal nostro corpo e anche dalla nostra mente, dai nostri pensieri. Camminate i piedi verso le mani, mani sulle tibie e sul petto e respirando giù. Allargate le braccia verso l'alto e mani namaste e sciogliete. Piedi un po' più larghi delle anche, sollevate le braccia, afferrate il polso destro, prima di inchinarvi stringete le gambe, pancia bella attiva, allungate il braccio tirandolo su e piano piano vi inchinate verso sinistra, così non andate subito in profondità. Restate in ascolto, entrateci gradualmente, sentendo dove
Ma dove sono quei punti che hanno bisogno di lavoro e di attenzione? Mettete bene il piede sinistro a terra, stringete sempre le gambe, inspirando, tornate su, polso sinistro verso l'alto, gambe forti e gradualmente inchinate. Tirando sempre il polso in fuori, sentirete un po' di più. E portate il respiro in quei piccoli angoli, nascosti, ignorati del vostro corpo. Usate il respiro per purificare, per pulire, per eliminare. E poi su braccio e giù in cambio le braccia, ruotando le spalle. E come facciamo con i panni, no? Quando puliamo i panni per pulire, piegate i gomiti e strizzate il vostro corpo come un panno bagnato. Premete i piedi, stringete le gambe, semplicemente dondolate o ruotate a destra e a sinistra. E sciogliete. Ok, inizio del tappetino. Premete i piedi, ginocchia un po' morbide, tesi sulla gamba sinistra. Inspirate. E con l'espiro sul ginocchio destro. Piede indietro. Ricordate di lasciare un po' di spazio tra i piedi e sulle braccia verso l'alto. Giù le braccia sul ginocchio. Piede indietro sulle braccia, sempre il lato destro. Espirate sul ginocchio e con l'ispirazione sulle braccia e piede indietro. Ancora una volta sul ginocchio, piede indietro, questa volta tallone a terra, sulle braccia. Aggrizzate la gamba anteriore, mani ai fianchi. Stringete le anche, usate anche le mani, ma no? Prendendole anche giù, stringete le anche e piano piano scendete col busto. Ricordando che si entra in profondità lentamente, gradualmente. Così va bene anche se siete alti col busto. Inspirate, sollevate il petto ed espirando provate a scendere un po' di più. C'è chi riuscirà a appoggiare le mani delicatamente sulla tibia. C'è chi arriverà comodamente senza tirare o spingere con le mani a terra. Controllate anche che siano parallele, stringetele, premetele indietro e allungate i lati del busto. Poi piegate la gamba anteriore, iniziamo a prepararci per la staccata in piedi. Così mani in avanti. Peso sulla gamba anteriore, lentamente sollevate il piede posteriore, con le anche sempre parallele, il piede che punta verso il basso. La mia non è tanto una staccata, è più un angolo retto, ma va bene così, portando il petto giù verso la coscia. E piano piano col piede si alza se ha voglia. Bene, piegate il ginocchio anteriore, riportate il piede indietro, giù il tallone e stringendo le gambe di nuovo guerriero 1. Braccia su verso l'alto e mani al cuore un passo in avanti. Facciamo l'altro lato, peso a destra, inspirate, espirando sul ginocchio sinistro. Un passo indietro, sulle braccia lentamente. E giù le braccia sul ginocchio sinistro. Continuiamo così, inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Con l'intenzione di purificare e di eliminare. Piede indietro, giù il tallone, guerriero 1.
Dalle anche allungate, allungate le braccia verso l'alto. E poi le appoggiate sulle anche, premendo giù verso il basso. Sentite come l'energia sprofonda di colpo giù delle gambe. Inspirate, drizzate la gamba, stringete le gambe e lentamente giù il busto, bello dritto. E quando si ferma, va benissimo qui. Premete le mani indietro, le anche indietro con le mani. Inspirate, sollevate un po' il petto ed espirando scendete un po' di più, se c'è spazio. Chi riesce comodamente, mani sulla tibia o mani a terra. Se non è possibile, tornate indietro. Squadrate le anche, ricordate di stringere le gambe e di allungare i lati del busto in avanti. Poi piegate il ginocchio anteriore, fate un passo in avanti con entrambe le mani e preparatevi per la staccata. Qui stringete le gambe e sul piede, anche solo un po', non c'è da alzarlo fino in fondo. Chi non ha male, chi non ha difficoltà, alza un po' di più, sempre lentamente, portando il petto verso la coscia. Stringete comunque le gambe, anche se sono separate. E poi riportate il piede da dove è venuto, indietro, tallone a terra, stringete le gambe, guerriero 1. Mani al cuore e un passo in avanti. E restiamo qua in ascolto per qualche respiro. Rilassate le braccia, le spalle. Notate l'effetto della pratica dentro di voi, a livello fisico, ma anche a livello emotivo. Notate ciò che è stato eliminato, purificato in voi. Bene, facciamo il guerriero 3 adesso per chi se la sente. Piegate un po' le ginocchia, peso a sinistra sul ginocchio destro. E poi, o restate così con la mano sul ginocchio, oppure se volete provare il guerriero, premete il piede indietro, il piede destro indietro, allungate la gamba, giù il busto. E se volete allargate le braccia in fuori. Guerriero 3. Respiri profondi, in qualsiasi momento tornate alla posizione precedente. E poi per tutti lentamente ginocchio in avanti e giù il piede. Peso a destra, inspirate e con l'espirazione sul ginocchio sinistro. Mano sul ginocchio, potete rimanere così, è già una posizione validissima, sentendo gli angoletti che vengono sollecitati così. Chi vuole provare, spinge il piede e il ginocchio indietro, busto lentamente in avanti e allargate le braccia. Guerriero 3. Spingete le gambe, pancia verso la schiena, allungate il busto, allungate il collo, allargate le dita delle mani. Sentite quanto spazio avete creato lì nelle mani. E poi lentamente sul ginocchio e giù il piede. Pedalando da un piede all'altro. Inspirate, sollevate le braccia, Utkatasthasana. Ispirate, Uttanasana. Inspirate, Ardha. Ed espirando, Uttanasana. Mani a terra, gamba sinistra indietro questa volta. E gamba destra indietro, cane a testa bassa. Bene, facciamo il piccione. Così sulla gamba sinistra verso l'alto. Piegate il ginocchio, allargate anche il ginocchio verso l'alto. Sentite i piccoli angoletti nel busto, nell'anca, nel ginocchio. E poi slittando il ginocchio tra le mani. Questo è il piccione semplice.
Se volete andare un po' più avanti, allargate il ginocchio dietro il polso sinistro, ginocchio un po' più maturo, più intenso. E se questo non va bene, c'è sempre l'opzione di sdraiarvi sulla schiena e fare il mezzo piccione. Se non è una posizione che vi adatta a voi, mezzo piccione che conoscete benissimo. Se no, chi è nel piccione? Stringete le anche, allungate l'altro il busto e piano piano giusto i gomiti. Allungate le braccia in avanti, fronte a terra. E anche qui notate i piccoli angoletti. Portate il vostro respiro lì dentro. Slittate le mani indietro, tornate su, sulla coscia posteriore, sulla gamba piegata e cade a testa bassa. Chi è sulla schiena può cambiare gamba e fare il mezzo piccione sulla schiena. Se no, sulla gamba destra verso l'alto, piegate il ginocchio, allargate anche il ginocchio guardando sotto l'ascella. E se volete sollevate il polso sinistro, destro per creare più spazio. Quali sono i punti sul ginocchio, sulla coscia, sull'anca che vi richiamano? Notateli. Poi riportate il ginocchio al centro, slittate il ginocchio tra le mani, piccione semplice, o allargate il ginocchio nel piccione più intenso. Io non lo faccio su questo ginocchio, resto così. Stringete le gambe, pancia bella attiva, lati del busto lunghi. Gomiti a terra. E scivolate le braccia in avanti, giù la fronte. Se sollevate i polsi da terra, sentirete spazio e punti speciali sotto le ascelle anche. Hanno bisogno della vostra attenzione. Poi tornate indietro con le mani, sulla gamba piegata verso l'alto e cane a testa bassa. Inspirate panca alta, ginocchia a terra o chaturanga, venite giù sulla pancia. Inspirate piccolo cobra. Ed espirando giù. Braccia lungo i fianchi, fronte a terra, piegate le ginocchia. E potrebbe essere già sufficiente per alcuni di voi. Chi riesce a fare le caviglie, stringete le gambe, premete i piedi contro le mani, le ginocchia a terra. E poi sul petto, se la sentite. E chi vuole sulle ginocchia da terra, da Murasana. Sentite, notate dove, quali sono quei punti dolci che ricevono l'attenzione ora. Poi giù, rimane sotto le spalle, piano piano tornate su in ginocchio. O in ginocchio basso o in ginocchio alto, mani sulle cosce. E godetevi la sensazione dopo questa posizione intensa. Dove sentite il rilascio dell'energia? Dove sentite l'effetto di purificazione nel vostro corpo? Bene, ora facciamo qualche posizione da seduto. Se usate il blocco, prendetelo e allargate le vostre gambe. Ricordate il meridiano del fegato che da gli organi viene giù, attraverso, scorre giù l'interno delle gambe fino all'alice di entrambi i piedi. Così sentite il meridiano che viene sollecitato da questa posizione.
polpastrelle dietro la schiena, stringete le gambe, premete bene i talloni giù, inspirate e con l'espirazione scendete col busto in avanti, una mano in avanti e poi l'altra. E restate qui, in ascolto, respirando in profondità nel corpo. Stringete comunque le gambe, non lasciatele molle. Sentite quel meridiano del fegato che è stimolato. E chi è molto flessibile può appoggiare i gomiti o addirittura la fronte a terra. Sentite con ogni respiro quanta profondità è possibile. Inspirate ed espirate lentamente. Espirando buttate fuori ciò che non serve più e inspirando invitate tutto ciò che è nuovo, fresco e pulito dentro il vostro corpo. Piano piano tornate su, piegate un ginocchio e poi l'altro e scendete dal materassino. Unite i piedi, afferrate l'esterno dei piedi, sapete già cosa sta arrivando, ma lo facciamo gradualmente sempre, così stringete le gambe, pancia attiva, sollevate il piede destro e se c'è possibilità drizzate la gamba e poi giù. Peso a destra, sul piede sinistro e addrizzate e poi giù. Così sapete potete continuare con questa opzione o chi vuole provare si inchina indietro, solleva i piedi, stringete comunque le gambe e poi piano piano separate i piedi. Premete prima i piedi in avanti, petto in avanti, stringete le gambe sulle braccia. E se c'è la possibilità, distendete le gambe. Notate i piccoli angoletti, i piccolissimi muscoletti ignorati. Anche se avete fatto yoga tutto l'inverno, lo so, ma c'è sempre qualcosa in più da purificare, da eliminare. E piano piano giù, ginocchia unite e scendete sulla vostra schiena. Sentite la gratitudine alla vostra schiena ora che riposa a terra. E facciamo la posizione della banana che non abbiamo fatto da tanto tempo. Distendete le gambe, piede destro fuori del materassino. Accavallate la gamba sinistra dritta sopra il tallone del piede destro. Così dovreste sentire un bel allungamento della gamba sinistra. Braccia oltre la testa, afferrate il polso sinistro e lo tirate dolcemente verso il lato delle gambe. Così il vostro corpo dovrebbe assomigliare a una banana. Stringete un po' le gambe, premete bene la pancia giù e con le mani allungate quel braccio. Anche qui notando, ascoltando il respiro che entra in tutti i piccoli angoletti, lucidando, purificando. Poi sciogliete prima le mani, rilassatele e riportate le gambe al centro. Piede sinistro fuori del materassino e accavallate il tallone destro, le gambe belle dritte, anche se sono incrociate, belle dritte. Stringetele, afferrate il polso destro, tirate indietro e poi vi inchinate verso destra, sinistra. Notando l'allungamento, lo spazio in tutta la gamba destra, il fianco sinistro, il braccio destro. Bananasana.
ed è una posizione ufficiale dello yoga. Incredibile davvero. Immaginate proprio di essere una bella banana morbida, soffice, pronta a essere mangiata. Poi sciogliete le mani, riportate i piedi al centro e piegate un ginocchio e poi l'altro. Ginocchio al petto. Ricordate, potete sempre rimanere qua, se il bambino felice è troppo forte. O le mani sulle tibie, o le mani sulle caviglie, o prendete i piedi nella vostra posizione preferita. Bambino felice. Stringete sempre le tibie verso le braccia. E riconoscete questa posizione, l'abbiamo fatta da seduti. È sempre la stessa, ma sulla schiena. Stringete prima le gambe verso le braccia, premete i piedi contro le mani, e mantenendo queste azioni potete provare a distendere le gambe. Molto più facile sulla schiena. E chi vuole provare, piano piano può chiudere le gambe e portare le gambe verso il viso. Se questo non è possibile, piegate le ginocchia, ve le abbracciate al petto. Piegate tutte le ginocchia, dondolate sulla schiena. Sentendo anche qui un automassaggio purificante del vostro corpo. E poi piedi a terra, allungate una gamba e poi l'altra, e braccia oltre la testa, un bel stiracchiamento del tutto il corpo. E dovreste sentire che avete... siete entrati in profondità in tutti i piccoli angoli, piccoli buchi, piccole pieghe del vostro corpo, portando respiro e aria fresca. Bene. Piegate di nuovo le gambe, arrotolate sul fianco e lentamente venite pure su. Vestitevi o mettetevi una bella copertina che fa sempre piacere. Alessandra, che grande sbadiglio! Ma ti capisco e va bene anche sbadigliare, eh? È un bel esercizio per i muscoli della bocca, della... Fa molto bene. E vuol dire che sei rilassata, che è un buon segno. Così, vi vedo tutte belle pronte, in posizione. Bene. Così, semplicemente oggi andiamo ad ascoltare cosa è successo nel vostro corpo con la pratica. Trovate una posizione comoda, ritrovate il vostro respiro, sciogliete un po' le spalle, chiudete pure gli occhi, notando come il vostro respiro si connette al vostro corpo e lo fa in un modo meraviglioso. Gonfia i vostri polmoni e li sgonfia, ma energeticamente possiamo sentire che il respiro arriva ad ogni cellula, ad ogni parte del nostro corpo. E aiutatelo col vostro pensiero, portando il respiro giù fino ai piedi, facendolo arrivare fino
allo spazio tra ogni dito, fino alle punte delle dita dei piedi. Sentite la freschezza, la purezza del respiro che arriva ad ogni cellula dei vostri piedi. Notate come purifica anche le vostre caviglie. L'energia del respiro arriva fino alle piante dei piedi, alle caviglie. E se non lo sentite, immaginatelo, ed è veramente sufficiente. Poi il respiro che ammorbidisce e purifica i vostri polpacci, rendendoli sempre più rilassati e morbidi. Il respiro che entra dentro le vostre ginocchia, curandole, nutrendole, lubrificandole, facendole rinascere in questa primavera. E respirate nelle vostre cosce, nei muscoli forti e grandi delle vostre cosce. Anche queste hanno bisogno di essere stimolate, purificate, lasciando uscire l'energia stagnante dell'inverno. Portate il respiro nel bacino. E stessa cosa, usate il respiro per sentire la pulizia. Qui ci sono gli organi proprio di eliminazione fisica. Così respirate nei vostri intestini, aiutandoli a svolgere la loro funzione principale. E dagli intestini non vengono espelsi solo le scorie, ma anche tossine, emozioni, abitudini, tutto ciò che non ci serve più. E se volete usate pure l'espirazione dalla bocca per aiutarvi a sentire l'effetto di lasciare andare, più intenso, più profondo. E ora sentite il respiro in tutto il torace, schiena, fianchi, parte anteriore, e come si muove col vostro respiro. Di nuovo immaginando di arrivare a ogni piccola fessura, ogni piccolo angoletto nascosto. Respirate nelle vostre spalle, nelle braccia e nelle mani. Mantenete il respiro nel collo, nella gola, concentrandovi a purificare anche questa zona del vostro corpo. E poi fate la stessa cosa col viso, fronte, occhi, tempie, guance, mandibola, naso, bocca, lingua. Respirate dentro ognuna di queste parti, pulendo, rinfrescando, rigenerando. In generale nella testa, nella pelle e anche nei capelli.
Ora lasciate andare l'intenzione e restate semplicemente come siete, assorbendo gli benefici della pratica. Attivi nel vostro corpo. E fate una lunga e profonda respirazione ancora. Unite le mani davanti al petto e concludiamo col suono Om, tre volte Shanti. Inspirate. Shanti, shanti, shanti. Inchinate il capo e aprite pure gli occhi. Non ho salutato Irene e Laura, che siete arrivati all'ultimo. E grazie di essere qui. Bene, se qualcuno vuole dire qualcosa è sempre bello. Ciao Annabella, ciao a tutti. Ciao Laura. Ecco, grazie della pratica. Prego Laura, prego. Grazie della pratica. Io mi sono sì rilassata, ma anche sono stanchissima, quindi è stato bene così, dormo bene stanotte e quindi grazie di questa pulizia, ecco, primaverile. Prego, prego. Grazie Annabella, mi è piaciuta moltissimo, mi serviva perché ho lavorato con i fiori e allora mi serviva proprio. Volevo dire che domani mattina devo andare a accompagnare mio marito alle visite, il solito, allora non ci sono. Ci mancherai, Donata. La prossima. Ciao, buona serata a tutti. Grazie, grazie anche a te. Ciao. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao, Katia. Ciao. Anche sì. Tagliare i capelli è una bella cosa da fare in primavera, ci sto pensando. Arriverò. Ti aspetto. Grazie. Ciao a tutte. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.